Bentrovati amici di Mitico Channel e di cedrospeziato.it. Questa è la quarta puntata di Sul piatto della bilancia, la nuova rubrica che nasce in collaborazione appunto con Cedro Speziato e Mitico Channel e nei locali messi a disposizione, ringraziamo per questo, il Foggia Village Conart. Oggi tratteremo un argomento di sicuro interesse, un argomento molto attuale che fa riflettere parecchio sia le famiglie che le istituzioni. Parliamo del cyberbullismo. Qui è venuta a trovarci come ospite questa puntata la psicologa Lucia Bocchetti. Ben trovata Lucia. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a te di essere qui con noi. Appunto parleremo del cyberbullismo. Come sappiamo, recentemente è entrata in vigore una legge proprio che tratta questa tematica così dibattuta ultimamente e così anche che lascia delle perplessità un po' a grandi e piccoli, perché si parla di bullismo attraverso i mezzi di comunicazione multimediali, quindi la rete ha offerto purtroppo anche questa possibilità, quindi non solo cose belle, ma anche diciamo di stare un po' più attenti sia in famiglia che a scuola. Quindi sappiamo di nuovi progetti perché la legge prevede appunto, che è entrata recentemente in vigore appunto come ricordavo a giugno scorso, prevede che anche le istituzioni possano in qualche modo intervenire per prevenire certi atti di bullismo, in questo caso di cyberbullismo. Tu hai esperienza in questo senso? So che hai comunque tenuto dei corsi in merito proprio presso delle istituzioni scolastiche. Diciamo, con quali forme la scuola sta intervenendo, sta cercando di concretizzare questa prevenzione? La scuola ormai si sta muovendo su diversi fronti, formazione ai docenti, interventi nelle classi con i ragazzi e ovviamente istituendo proprio un referente del cyberbullismo in ogni istituzione scolastica. L'anno scorso sono stata formatrice per il CTS, il Centro Territoriale di Supporto in realtà, organizzato dal Giannone hanno partecipato circa 100 docenti, ogni referente per ogni istituzione scolastica di Foggia e provincia. L'intervento non è stato fatto solo con i docenti, ma anche con gli alunni. Infatti, io e l'altro formatore ci siamo recati presso le altre istituzioni scolastiche, parlando direttamente con i ragazzi. È un fenomeno che è comunque di grande attualità, se ne parla da tempo e la scuola cerca di arginare. Ovviamente è un fenomeno molto dilagante, è un fenomeno di difficile fronteggiamento, proprio perché è multifattoriale, è difficile anche isolarlo, in quanto ci sono tante forme di aggressività. Si passa da un'aggressività fisica, pertanto contatti sociali offline, che poi si ripercuotono in quelli online. Vediamo molte situazioni di amicizie, relazioni amicali che si deteriorano e poi continuano attraverso i contatti online, attraverso appunto maldicenze, commenti aggressivi e c'è una sorta di continuo, non possiamo più separare i due contatti, in presenza e online. La differenza è abissale perché mentre in forme di aggressività in presenza, l'aggressore guarda la vittima, c'è il contatto fisico, il contatto oculare. Pertanto c'è la possibilità di guardare, di vivere la conseguenza del proprio atto, ciò che non avviene invece in maniera online. Funge proprio da distanziatore, il mediatore tecnologico distanzia questa realtà empatica, non avviene proprio. Quindi ha in qualche modo la rete anche, diciamo, allargato il fenomeno che già prima esisteva del normale cosiddetto bullismo, quindi ha dato anche l'opportunità, magari anche senza conoscersi, di poter intervenire con questi. Ricordiamo innanzitutto che per cyberbullismo intendiamo delle azioni proprio ripetute in maniera ossessiva nel tempo nei confronti di un'unica persona e quindi attraverso i mezzi che la rete offre. Quindi attraverso il web prevalentemente. Quindi in qualche modo si è allargato un po' il campo d'azione di questa malazione, Di quindi questo fenomeno, questo fenomeno. sicuramente, perché
sappiamo che i mezzi tecnologici hanno comunque ampliato e hanno proprio, c'è stata proprio un'espansione della personalità in tutte le dimensioni, non solo nelle condotte aggressive. Ci sono, le conoscenze si sono moltiplicate, i contatti, c'è una rete relazionale ampia, molto ampia, e questo però ha permesso anche di amplificare le condotte aggressive. E ripeto, il rischio c'è come in tutte le relazioni, il rischio maggiore con i mezzi informatici ed è proprio quella distanza che si crea tra la vittima e l'aggressore. Che rende in qualche modo paradossalmente più forte l'aggressore, perché non c'è quel contatto. Spesso infatti si tratta di persone magari deboli che non riescono poi vis-à-vis a fronteggiare la loro stessa vittima, giusto? A volte succede il contrario, che la vittima in una situazione di bullismo, pertanto in presenza, diventa poi cyberbullo. Ah, ecco. Online c'è una sorta di vendetta, il ruolo di angelo vendicatore, ed è la vittima in presenza di atti subiti o personali o di amici che hanno subito. Allora in quel modo l'angelo... Una sorta di riscatto, una sorta di rivalsa, infatti si chiama proprio così, l'angelo vendicatore, perché la differenza è abissale. Mentre nel rapporto faccia a faccia, quello fisico, ha molta importanza la mole fisica, certo. Invece online io posso essere chi voglio, non ho bisogno di essere alto, forte, imponente. Quindi anche in grado di difendermi da solo, qualora da vittima volessi poi passare, e quindi insomma si crea questo dualismo, questa sorta di ambiguità anche. La vittima diventa aggressore. C'è qualcosa che si può fare a livello proprio di prevenzione nell'ambito della famiglia, degli amici? Come si può in qualche modo prevenire un comportamento, quello che sarà magari il comportamento posto in essere da una persona a noi vicina, a noi cara, un nipote o piuttosto che un figlio? A livello psicologico ci sono delle spie che possiamo riconoscere nella persona che tende poi a voler porre in atto appunto un'azione di bullismo? Atteggiamenti, pertanto sì, tu mi parli della vittima e dell'aggressore. Se io nella mia famiglia o tra i miei amici riconosco un potenziale aggressore. Certo. Generalmente il potenziale aggressore è un soggetto che vuole affermarsi e che non riesce nella realtà. Infatti le ricerche ci dicono che mentre prima il bullo veniva visto come una personalità disfunzionale in una società che funzionava bene, adesso invece paradossalmente il bullo, il cyberbullo in questo caso, ha quasi un'identità funzionale, ma funzionale in una società disfunzionale. Sì, sì. È come se tutti i bisogni di successo, di appartenenza, di potere che il soggetto ha bisogno di soddisfare nella vita reale, non riesce a soddisfarli in quanto vive in una società molto disfunzionale, perdita di valori, maggiori difficoltà, complessità. Certo. Allora cerca questa sorta di identità, seppur negativa, attraverso il web, attraverso online, cellulari, tutto ciò che è mezzo tecnologico ed informatico. Da cosa mi posso accorgere che mio figlio o un amico può diventare o lo è già un aggressore? Lo posso riconoscere anche dai suoi piccoli atteggiamenti ovviamente di rabbia, di frustrazione, perché abbiamo detto che il cyberbullo può essere anche una vittima. Che poi si trasforma in carnello. Che poi si trasforma in cyberbullo. Io ho delle spie, non è assolutamente possibile questo fulminarci al sereno, ma mio figlio era così calmo, tranquillo, certo. E poi all'improvviso non lo riconosco più. Sicuramente abbiamo piccoli questa... cambiamenti quotidiani magari che ci fanno, che possono isolati essere insignificanti ai nostri occhi, però col tempo possono anche aumentare, e dei sintomi da tenere comunque sotto controllo, perché l'evoluzione potrebbe essere appunto questa. C'è una sorta di onnipotenza che vive il ragazzo, soprattutto nella fase dell'adolescenza, dietro, è come se vivesse attraverso una maschera. Posso tutto, non mi rendo conto delle reazioni, non mi rendo conto del male che faccio all'altro, pertanto sono portato a reiterare ed amplificare il mio comportamento aggressivo,
Perché non ho le conseguenze, non ho la retroazione. Come possono i genitori o anche gli amici che magari si rendono conto di qualche campanello d'allarme, appunto dato da piccoli atteggiamenti che presi singolarmente possono, ricordiamo, essere insignificanti e non aver valore, però se reiterati col tempo magari possono peggiorare e quindi dare forme di bullismo, creare forme di bullismo. Come può, appunto, esiste un modo a livello proprio psicologico per potersi approcciare a questi soggetti, cercando magari di limitare i danni o cercando magari di rimetterli un po' sul giusto percorso relazionale? È ovvio che è multifattoriale, non c'è un fattore unico, non è, se fosse così sarebbe Troppo troppo semplice, facile. certo. Ovviamente parliamo di ragazzi che sono, anche loro, anche essi sono fragili, cioè il bullo, non pensiamo al bullo, cyberbullo, la persona forte e sicura, perché se così fosse non avrebbe bisogno di questi atteggiamenti, di questi comportamenti, non avrebbe bisogno di schiacciare l'altro per affermarsi. Pertanto parliamo comunque di personalità deboli. E di personalità che non hanno una grande autostima. E pertanto aiutarli in un percorso di crescita e di maturazione. È ovvio che non è semplice, lavoriamo su dei terreni, ripeto, fragili. Occorre non dimenticare mai il dialogo, Ecco, quindi il mai. dialogo, la comunicazione, Certo. come insomma viene sempre spesso detto, in ogni rapporto relazionale è sempre una carta vincente, anche se può creare dei conflitti lì per lì, però poi dopo conviene sempre, ecco, parlare, confrontarsi, anche se si hanno idee differenti, però c'è una crescita inevitabile. Invece col Certo. silenzio potrebbe aumentare appunto dei disagi, ogni situazione potrebbe degenerare, ecco, in Certo. questo. Infatti, le ragazze, da studi condotti, da ricerche, le ragazze tendono più a parlare con le amiche. I ragazzi invece si vergognano di più, si sentono umiliati, tendono a chiudersi e al massimo parlano con gli insegnanti, ma non con i genitori. I genitori perché? Perché i genitori potrebbero Non credergli. E anche vietargli l'uso dei cellulari, del computer, pertanto una doppia punizione. Certo, perché poi significherebbe essere proprio fuori dal mondo oggi senza un cellulare, un computer. E ricordiamo tra l'altro che tra le possibilità che la legge offre adesso è quella appunto di poter tranquillamente richiedere a un gestore di un sito, di un portale internet, poi la rimozione naturalmente di quello che è stato l'atto palesato attraverso il web entro le 48 ore, altrimenti c'è la possibilità anche di far intervenire con un'istanza il garante della privacy e quindi anche il prefetto. Il questore può intervenire in un secondo momento e qualora non fosse stato appunto dato il via a queste azioni che proteggono appunto la privacy di ogni soggetto, si arriva sempre un po', quasi un po' tardi rispetto a quello che poi accade, perché ricordiamo sono tanti ormai i dati che la cronaca ci propina, ci trasmette, ci ricorda di queste tematiche così sempre più attuali purtroppo e sempre più da tenere appunto in stretto Considerazione. controllo, sì, per cercare in qualche modo di arginarle. E ci sono dei progetti ai quali parteciperai in futuro, anche attraverso l'istituzione scolastica, perché so che la scuola, appunto, le istituzioni scolastiche metteranno in atto sia per forme di prevenzione, quindi sia attraverso incontri che possano prevenire appunto certe situazioni nelle scuole e anche nelle famiglie, ma anche poi per cercare di sviluppare anche una sorta di guarigione del fenomeno, quindi anche nella fase purtroppo acuta già pervenuta e quindi per Certo. recuperare poi eventualmente la persona, il minore in questo caso, spesso si tratta di minori che ha appunto avuto queste difficoltà relazionali. Diciamo i minori soggetti perché vanno recuperati entrambi, sia l'aggressore sia la Certo. vittima. Chi ha commesso l'illecito che chi l'ha È subito. certo. La scuola sta iniziando ormai già da qualche anno, inizia proprio delle campagne formative e informative. Formative, come tu hai ben detto, informa i ragazzi della possibilità che hanno di arginare questo fenomeno, di
di rivolgersi alla polizia postale, di chiamare il telefono azzurro. I canali Tutte le sono tanti. altre, sì, adesso poi sono aumentati appunto proprio per l'importanza della tematica che è sempre purtroppo, ricordiamo, l'attuale. Ringrazio Lucia Bocchetti di essere stata qui con noi oggi per parlare di questo tema così importante che non basterebbe un pomeriggio per approfondirlo e sviscerarlo. Ci auguriamo naturalmente che chi ci ascolta sia altrettanto interessato alle tematiche che sul piatto della bilancia vuole in qualche modo far conoscere, approfondire, seppur in maniera diciamo un po' anche veloce e rapida, come il web richiede. Grazie ancora per essere stata Grazie. nostra ospite e noi ci vediamo presto con una nuova puntata di Sul piatto della bilancia.